Buongiorno, buongiorno. Pensi a Bibbia con il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Continuiamo, tu contiamo Atti degli Apostoli. Paolo, che ormai nel secondo viaggio sta andando, Apollo era a Corinto, Paolo attraversa, scende a Efeso, con alcuni discepoli che erano stati battezzati da Giovanni Battista, prima battesimo di conversione. E poi dice, non abbiamo nemmeno se Dio deciso Spirito Santo, perché sono Paolo interroga, no? Ti è giunto il battesimo? No, solo quello di Giovanni, quello di conversione. E San Paolo, ecco, li battezza, no? E dice, mentre battezza, in nome del Signore, no? Paolo ebbe imposto loro le mani, imposto delle mani, importantissimo, disceso il loro Spirito Santo e si mise a parlare lingue e a profetare. Di questo penso importante, no? Parlare lingue e profetare come dono Spirito Santo, questo aspetto carismatico, una chiesa che è molto diffuso, che dopo il concilio fu ripresa come regionale Sunens del Belgio, uno dei quattro padri, moderatore del concilio, insieme a Lercaro, furono un po' quelli un po' che... E Sunens riprese molto, in un momento carismatico, dopo che ci va un secondo, in cui ecco, entra nella chiesa, come allora, aspetto che è un po' più difficile perché è particolare, le lingue, quello del profetare, ma esiste, no? Ed esiste la chiesa e questo penso sia importante, è stato un momento molto forte. Gli americani ancora, diciamo, pentecostali, che americano ancora non è sempre legato alla chiesa. Lui è rimasto praticamente quando va a Efeso per 3 mesi e liberamente per una sinagoga. Queste difficoltà, no? La chiesa che nasce, che è missionaria, che va fuori, la chiesa che va oltre le mura. E penso questo è importante, l'ascensione, vi ho detto, andate, predicate in tutto il mondo, la conversione, la conversione dei peccati e l'annuncio del Vangelo, no? Quindi andate a Gesù, andate. Siamo 67, e regni della terra, cantate a Dio. Inneggiato il suo nuovo Vangelo, Giovanni, ormai siamo conclusi questo discorso lunghissimo, Gesù fa dopo l'ultima cena, in cui dice Gesù ai discepoli, ecco, ora parla apertamente, no? Dice per Gesù, non più in modo velato, ora sappiamo che tu sei tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sia uscito da Dio, per Gesù, adesso credete? Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate il coraggio, io ho vinto il mondo. Questo è un po', no? Ostante che i discepoli sono con Gesù, vedono insegnamenti, miracoli, fanno fatica a credere, Gesù dice, io ho vinto il mondo, ho vinto la mia pace. Quello che è pronosamente dopo la Pentecoste, quando Spirito Santo, ecco, il fusione Spirito Santo, lì fa capire la scienza, fa capire, apre la mente e il cuore a Gesù. Questo penso è importante, nonostante insegnamenti, lettura, hanno visto con Gesù, non capiscono ancora, finché non ricevono dall'alto Spirito Santo che apre cuore e mente. Chiediamo anche noi oggi, fine mese di maggio, inizio del mese di giugno, mese al cuore di Gesù, di avere questa infusione della scienza, Spirito Santo che possa liberare e aprire la nostra mente e cuore per poter accogliere, accettare e vivere la parola di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, insomma liberaci dal male, amen. I nostri defunti, i nostri amici purgatorio, eterno riposo a loro, Signore, il nostro aperto riposo in pace, amen. Il Signore sia con voi, perché potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, buona giornata, buona settimana, ciao.